Allora, Roberto Genta, questo nuovo tuo nuovo ruolo di da una parte di direttore sportivo, dall'altro preparatore dei portieri, com'è questa tua nuova esperienza intanto? Ma in realtà non è una nuova esperienza, perché l'allenatore dei portieri l'ho fatto per tantissimi anni, a partire col calcio femminile Riva, ho fatto per 5-6 anni, poi anche nel Trento i primi anni l'ho fatto da preparatore dei portieri, visto un po' la mia carriera tra i pali. E è un ruolo che mi piace molto, è un ruolo che sto cercando di fare al meglio. Ho a disposizione tre grandissimi portieri, sono tre ragazze che hanno voglia veramente di fare parecchio e hanno anche delle doti naturali che sono molto elevate. Abbiamo cercato di vedere in questo periodo tutti gli errori che potevano essere fatti, anche video filmando le varie sedute di allenamento, e anche in ritiro cercheremo un attimino di riguardarci e capire quali sono i problemi. Abbiamo lavorato sulla velocità, abbiamo lavorato un po' più sulla tecnica e tattica del portiere. Comunque personalmente sono molto soddisfatto di ciò che ho a disposizione e penso che in quest'anno potremo fare un grandissimo lavoro, anche perché gli obiettivi delle ragazze sono molto alti. Abbiamo due ragazze in nazionale, una in under 19 e l'altra in under 17, e penso che insomma da lavorare ce ne sarà molto. Quindi Katia Schroffenegger, Francesca Marchi e la Soraya Kaser, penso che tu possa dire effettivamente che a livello Alto Adige sono sicuramente i tre portieri forse più forti che possono esserci in circolazione. Ma io ho sempre avuto a che fare con dei buoni portieri, proprio perché forse anche come impostazione personale, essendo stato un portiere, ho sempre cercato nelle mie squadre di avere ottimi elementi. In questo caso, a differenza magari che in altre situazioni, mi sono trovato ad avere tre ottimi portieri, che è una situazione che nel femminile non succede quasi mai. Quasi sempre si ha un primo portiere che è molto forte, poi se succede qualcosa si è un po' nei disastri. In questa situazione ci troviamo con tre elementi sicuramente di livello, tutti e tre potrebbero giocare in A2 senza nessun tipo di problemi. Magari forse la ragazza più giovane ha bisogno ancora un po' di crescere dal punto di vista proprio dell'età, ma del resto io penso che non potevamo avere di meglio. Quindi tu sarai qua in ritiro, qua a Vipiteno, starai con loro, quindi farai tutto quanto il programma assieme a Cristian Ferentino, insomma, se no come team, parlo del team che appunto allena i portieri, come vi trovate? Ma anche questa è una cosa abbastanza anomala, nel senso che normalmente si ha il problema di avere un preparatore dei portieri, in questo caso ne abbiamo addirittura tre. Credo che lavorare in questo modo sia una cosa molto positiva, proprio perché si riesce ad organizzare allenamenti e fatti sicuramente molto meglio. Abbiamo a disposizione tutti gli strumenti necessari e anche questa mattina abbiamo fatto una seduta di allenamento secondo me di livello, con materiale umano e materiale anche tecnico per poter sviluppare determinate cose. I miei collaboratori mi stanno seguendo molto e soprattutto anche nelle situazioni in cui io non sarò presente alle sedute di allenamento, e loro hanno continuità sul programma che stiamo svolgendo. E le ragazze come rispondono? Parliamo per esempio di Katia Schroffenegger, abituata naturalmente a un certo tipo di allenamento, essendo titolare in nazionale, è stata ai campionati d'Europa eccetera, dove anche ha vinto e così via. Come giudicano queste ragazze questo tipo di allenamento che li state facendo? Beh, il giudizio naturalmente devi chiederlo a loro. Per quello che mi riguarda ti posso dire che effettivamente è stata messa alla prova già il primo giorno la ragazza, proprio perché sai, chi arriva dalla nazionale molte volte si usa dire che è un po' la puzza sotto il naso, invece la ragazza è di una umiltà enorme, accetta ogni tipo di critica e naturalmente di possibile miglioramento. L'atteggiamento è quello giusto delle persone che vogliono crescere, perché l'umiltà sta alle basi comunque di ogni forma di crescita sportiva e naturalmente anche in vari altri campi. Io penso che con questo tipo di mentalità, che è comunque presente in due o tre le ragazze, riusciremo a fare veramente molto. Senza questa non si riesce assolutamente a lavorare.